Ciao ragazzi, io sono Michele e benvenuti in questo piccolo video fuori programma. Devo raccontarvi quello che è successo ieri sera, 24 agosto. Si tratta di qualcosa di davvero assurdo e devo spiegarvi tutto nel dettaglio. Ve lo devo, avrete sicuramente già visto il mio post nella tab community su Instagram, su Facebook. Ora vi spiego tutto. Cos'è successo? Qualcosa che sicuramente mai mi sarei immaginato. Torniamo a ieri sera, 24 agosto, verso le 7 di sera. Stavo guidando la mia macchinetta quando mi arriva una notifica da parte di un mio iscritto che saluto. Ciao, perdonami, non mi ricordo il tuo nome, ma siete stati in tanti a contattarmi per questa questione. Allora, accosto con la macchina, leggo la notifica e questo ragazzo mi dice: Michele, ma eri tu poco fa su Studio Aperto? Ti ho visto in un servizio. Io ho detto: bah, no, non credo, cioè non ho collaborato con nessuna televisione mai e non ho nessun progetto di farlo nell'immediato, quindi forse si tratta di qualcuno che mi assomiglia un po', perché a volte succede, è già successo che qualcuno mi contatti perché credi di avermi visto in televisione o da qualche parte, però in buona parte dei casi è qualche mio sosia. Quindi dico: no, vabbè, ti sarai sbagliato, sarà qualcuno che mi somiglia. E nulla, vabbè, chiudo la chat, mi rimetto in viaggio. Dopo 40 secondi esatti, un'altra notifica. Accosto di nuovo, apro questa nuova chat e saluto anche quest'altro ragazzo e leggo lo stesso messaggio: Michele, ti ho visto su Studio Aperto, ma che ci facevi lì? E quindi qui la questione inizia a farsi un po' seria, perché vabbè, la prima volta può essere qualcuno che mi scambia per un altro, ma la seconda volta forse c'è qualcosa da scoprire. E quindi dico: guarda, io non lo so, fammi arrivare a casa e controllo cosa è successo. Ok, sono tornato a casa e intanto continuavano ad arrivarmi notifiche, messaggi da tutte le parti, da Facebook, Instagram, YouTube, anche sui video, nei commenti relativi a questa situazione. Mi avevate visto su Studio Aperto. Arrivo a casa e dico: vabbè, aspettiamo che Studio Aperto ricarichi la puntata integrale sul servizio Mediaset Play e rivedo un po' il servizio, scopriamo cosa è successo. Intanto cerco di documentarmi dagli utenti che mi avevano contattato e scopro che la mia immagine è comparsa in un servizio di Studio Aperto riguardante la tecnologia, il Giappone e gli ologrammi. In pratica Studio Aperto ha preso uno spezzone di 3-4 secondi circa di un mio video, nemmeno troppo recente, un video di 2 anni fa che vi linko nella scheda qui in alto, e lo ha inserito nel servizio, in questo servizio. E quindi sono comparso con tutta la mia bruttissima immagine in televisione nazionale su Studio Aperto per 3-4 secondi. È la prima volta che mi succede, ragazzi, di comparire in televisione in versione integrale da solo. Vabbè, ok, e questo me l'avete raccontato voi. Bene, io aspetto che esca il servizio integrale sul sito di Studio Aperto, Mediaset Play, e intanto arrivano le 7:30 e mi arrivano altri messaggi di altra gente che mi ha visto questa volta sul TG4, lo stesso servizio. A volte i telegiornali riciclano un po' i servizi, specialmente nei weekend quando non ci sono molte notizie, e li mettono su un po' tutti i loro telegiornali, specialmente i servizi secondari come in questo caso. E quindi lo stesso servizio è andato anche in onda dopo 20-30 minuti anche sul TG4. Stessa storia, stessi messaggi, mi avete contattato in tanti, grazie a tutti ovviamente per l'affetto, tutti i messaggi che mi avete scritto. E nulla, poi intanto esce sul sito di Studio Aperto la replica della puntata e vedo che realmente sono io in quel servizio, e quindi vi linko il servizio di Studio Aperto e di TG4 in descrizione video, così potete rivedervelo. Vi metto anche l'immagine qui sicuramente sullo schermo. E quindi dico: ok, vabbè, dai, una cosa simpatica, sono uscito la prima volta, mi fa molto piacere, significa che qualcuno apprezza il mio lavoro, oltre a voi ovviamente, voi lo apprezzate sempre, ma anche
qualcuno un po' più in alto, un po' più televisivo, insomma. E va bene. Sono abbastanza contento, chiudo tutto. Poi verso le 8:30 mi arriva di nuovo una raffica di notifiche ancora più alta, ancora più grande, perché mi avete visto anche sul TG5, ragazzi, lo stesso servizio, prima studio aperto, poi Rete 4, TG4, poi canale 5. Oddio, cioè su tutta la televisione di Mediaset, fantastico. E quindi nulla, sono comparso quei 20 secondi totali fra tutte le reti Mediaset in quel servizio che vi linko in descrizione video, e la cosa mi ha fatto molto piacere. Certo, magari mi avrebbe fatto piacere essere contattato prima dalla Mediaset per chiedermi se scusatemi se non riesco a coniugare bene i verbi, i tempi, comunque se avrebbe potuto utilizzare uno spezzone di un mio video nei suoi servizi, io avrei detto sicuramente sì, però non l'ha fatto, lo avrei gradito magari, perché comparire così all'improvviso sì, fa piacere in questo caso, però forse era meglio avvisare, no? Mediaset, ok. Vabbè, comunque, insomma, questo è quello che è successo. Mi avete contattato in centinaia da tutte le parti, sia iscritti, sia familiari, mia sorella, mia nonna, mia zia, cioè è stata una cosa molto carina che mi ha fatto molto molto piacere, un riconoscimento, un piccolo riconoscimento al mio lavoro che ho apprezzato. E nulla, ragazzi, questa è la storia. Mi ha fatto piacere, lo ripeto ancora una volta, e vi linko tutti i servizi TG4, canale 5, TG5, studio aperto qui sotto in descrizione video. Si tratta sempre dello stesso servizio ripetuto su tutte le reti della Mediaset, quindi guardatelo solo una volta perché è sempre lo stesso. Io me lo sono perso su studio aperto perché non guardo studio aperto, mi dispiace, me lo sono perso sul TG4, però l'ho visto in diretta sul TG5, fantastico. Beh, amici, dai, questo è tutto, video fuori programma per spiegarvi quello che è successo. Sì, sono davvero euforico perché sì, è una stupidata, però una stupidata che mi ha fatto abbastanza piacere. Ora sapete tutto, fatemi sapere cosa ne pensate voi di questa faccenda. Alcuni mi hanno consigliato di contattare Mediaset per farmi pagare i diritti, ma alla fine si tratta di pochi secondi, mi ha fatto anche abbastanza piacere. Non penso di fare nulla in tal senso, cioè non è un video compromettente. Fosse stato un mio video registrato in bagno oppure di notte mentre dormivo, ecco, lì la situazione sarebbe stata già un po' diversa. Ok, amici, questo è tutto quello che è successo. Spero di avervi fatto cosa gradita con questo piccolo video e di avervi spiegato tutto nel dettaglio senza fare troppi errori, perché io nei vlog registrati tutto insieme non sono molto bravo. Però dai, buona domenica a tutti, ragazzi. Se vi è piaciuto questo video, per supportarmi come sempre un bel like, un commento, una condivisione, iscrivetevi al canale. Se volete entrate anche nel nostro gruppo Facebook Drone Tecnologia Italia, dove siamo già oltre 10.500, anche nel nostro canale Instagram, canale Telegram delle offerte. E devo salutare anche vi saluto tutti, però devo salutare nello specifico un ragazzo che si chiama Samuel Schitea, perdonami, non so pronunciarlo, non so come si pronunci, che mi ha detto: ti supplico, domani salutami nel vlog, sei il mio youtuber idolo preferito. E nulla, ti saluto, ciao Samuel. Sì, quindi un saluto a Samuel e a tutti gli altri. Buona domenica a tutti, buon ritorno a casa dalle ferie, chi torna a casa dalle ferie. Io tornerò tra qualche giorno e nulla. Vi voglio bene, ragazzi, dai, alla prossima, ciao belli.